Raga, ma in che casino ci siamo messi? Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornato sui prossimi video. Secondo il capo della divisione malattie trasmissibili, il contagio da questa influenza dovrebbe diminuire dopo gennaio-febbraio dell'anno prossimo, cioè fra un anno. Sempre secondo il capo della divisione, verranno diagnosticate un totale di 400.000 persone infettate fra quest'anno e la stagione fredda dell'anno prossimo. Aggiunto inoltre che in base a questa previsione si pensa che la malattia sarà tenuta sotto controllo e le cure saranno gestibili. Dice inoltre che grazie alla stretta collaborazione con i cittadini della nazione Thailandia è sicuro che i casi non arriveranno a superare il milione, quindi si dovrebbero fermare massimo a 400.000 contagiati. Queste previsioni si basano sul fatto che si pensa che un paziente infetto possa infettare un altro 1,6 pazienti e in base a questa proporzione quindi si stima un massimo di 400.000 persone infette per quanto riguarda tutto l'anno, cioè fino all'anno prossimo. E praticamente un anno e 400.000 contagiati dopo, il virus dovrebbe calmarsi e diventare endemico come una normale influenza. Tuttavia, il capo della divisione malattie trasmissibili sottolinea che queste stime sono fatte sempre sul presupposto che le misure sono state prese dal governo, cioè quelle di evitare raduni superiori alle 50 persone e di bloccare le entrate, le uscite, eccetera, eccetera, blindare le province e così via. Siano appunto efficaci, nel senso che se invece la gente continua ad aggregarsi a gruppi di migliaia, le stime non sono più quelle che si prevedono. Invece, secondo un'altra stima che vedrebbe la Thailandia con un tasso di infezione dell'1,8, alla fine di quest'anno, cioè del 2020, pare che gli infetti dovrebbero essere 9 milioni e 900 mila. Infine, in un terzo caso di scenario, appunto, vedrebbe un tasso di infezione del 2,2 che porterebbe a gennaio-febbraio del 2021 con un tasso di infettati di 37,4 milioni di persone. Il capo della divisione malattie trasmissibili su questo terzo scenario ha detto che è praticamente improbabile perché fa molto affidamento sul contenimento malattia che è stato applicato, che sta venendo applicato dal governo, dalla nazione. Continua dicendo che in ogni caso il tasso previsto di casi critici è del 5% e i casi di morte previsti sono del 2% della popolazione. Questa notizia termina qua, ti inviterei a lasciarmi un like e a condividere questo video sui tuoi social e ti inviterei inoltre, se vuoi, a iscriverti al gruppo Telegram Intanto in Thailandia, di cui il link è sotto in descrizione. Noi ci vediamo il prossimo video.